Tortellini rossi di pappa con pomodorini confit su crema delicata di pecorino e croccante di pomodorini secchi è il miglior piatto cucinato nella nuova tappa del concorso Primi di Toscana che si è svolta all'Istituto Alberghiero Buontalenti a San Bartolo a Cintoia. Una sfida tra cuochi in erba lanciata dalla regione per raccontare la Toscana attraverso i primi piatti della tradizione culinaria regionale. Per noi è un'occasione importante, soprattutto per i nostri ragazzi, perché lo spirito di collaborazione che si genera in queste occasioni è veramente altissimo e anche lo spirito di competizione, una sana competizione che li sprona a fare sempre di più e meglio e quindi a puntare verso la conoscenza di nuovi piatti, di nuove pietanze. Una grande partecipazione, soprattutto una grande professionalità da parte degli studenti, da parte delle scuole che si sono molto impegnate in questo progetto che tende a valorizzare i primi di Toscana partendo proprio dalle eccellenze delle scuole alberghiere. La giuria ha scelto tra 5 primi quello che rappresenterà il Buontalenti alla prova finale che si terrà all'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze e che vedrà in gara tutti gli alberghieri toscani. In questo caso a vincere tra tutti il piatto creato dal team composto da Giacomo Della Rosa, Matteo Guarnieri e Mattia Lepri della Quinta L. Siamo partiti da una farina di semola del mulino Borgioli e poi abbiamo usato una farina 00 che abbiamo accompagnato con un concentrato di pomodoro. Ho usato una pasta di pomodoro per fare la pappa di pomodoro. Messa all'interno di una delle paste più famose del mondo, il tortello, all'interno il piano di pappa e pomodoro, su una crema delicata di pecorino toscano e come guarnizione dei pomodori confit e sopra un croccante di pano di San Donnino e pomodori secchi. Azzeccata è anche stata la scelta del vino da abbinare ai tortelloni rossi. Siamo differenziati dagli altri gruppi usando un po' con un vino rosso di corpo che coprisse molto i sapori di un piatto povero di sapori e di aromi, ma che col nostro si abbinava molto molto bene. I primi piatti preparati dagli alunni e i vini proposti in abbinamento daranno vita a un libro che sarà un vero e proprio mosaico delle tradizioni locali toscane.